In prossimità della linea di costa, nella zona dove ora è la stazione ferroviaria, si trova la chiesa di San Giovanni Evangelista, fondata da Galla Placidia nei primi anni del V secolo d.C. Il Liber Pontificalis di Andrea Agnello Ravennate racconta della fondazione della chiesa, avvenuta in seguito al suo viaggio verso Ravenna. Secondo un'antica tradizione, infatti, la chiesa di San Giovanni Evangelista venne edificata per volere dell'imperatrice attorno al 430 d.C., come ex voto per uno scampato naufragio a largo della costa ravennate. Il testo del Liber Pontificalis racconta che l'imperatrice, mentre angosciata procedeva tra i pericoli del mare, scoppiata una tempesta, credendo di affondare perché la nave era squassata dai flutti, faceva voto a Dio di una chiesa dedicata all'apostolo e fu libera dalla furia del mare. Gli splendidi mosaici che ornavano la basilica, stando la testimonianza di chi li ha potuti ammirare, tra i vari temi presentavano la scena della miracolosa intercessione di San Giovanni. La vicenda era ricordata nella perduta decorazione musiva dell'arco trionfale. Anche Francesco Longhi dipinse per la Basilica la medesima storia, un affresco che oggi si può ammirare nel Museo Nazionale di Ravenna.